Buonasera da Fabio Ferri e bentornati al consueto appuntamento con T-Sport, la pagina di informazione sportiva di Teleiride che torna anche oggi per raccontarvi di tutto lo sport della regione toscana e della provincia di Firenze. Oggi apriamo parlando del calcio di Serie A che in questo fine settimana vedrà ovviamente scendere in campo sia Fiorentina ed Empoli, Fiorentina che sarà impegnata nella gara di campionato contro il Palermo, mentre per l'Empoli arriva la trasferta di Marassi contro la Samp. Scopriamo tutti i dettagli nel prossimo servizio. Ogni scalata parte da una prima stazione di sosta, ogni ascesa parte da bassa quota, ogni vetta non potrebbe essere conquistata senza i primi passi alle pendici della montagna. Così la missione terzo posto della Fiorentina parte domani con la sfida al Palermo, squadra in vantaggio di un punto in classifica sui Gigliati, è attualmente ottava. Una sfida nella metà alta di classifica, quella tra Fiorentina e Palermo, che arriva al penultimo turno del girone di andata e che i viola non possono sottovalutare. I siciliani infatti sono in gran forma e non hanno mai perso nelle ultime 9 giornate, dove sono riusciti a raccogliere 5 vittorie e 4 pareggi. Sconfitti dalla Juve il 26 ottobre, gli uomini dell'ex viola Giuseppe Iachini sarebbero la quarta forza del campionato se si considerassero le ultime 10 giornate, in cui con 19 punti conquistati si posizionerebbero appena 2 lunghezze dietro il duo di testa formato da Juventus e Roma. Rosanero che inoltre possono vantare la nuova stella del campionato di Serie A, quel Paolo Dybala corteggiato da mezza Europa e che nelle ultime giornate ha segnato 7 gol e realizzato 4 assist. La Fiorentina comunque dal canto suo vorrà far dimenticare ai propri tifosi la sconfitta di Parma e anche senza gli squalificati Savic e Gonzalo Rodriguez vorrà provare a correggere i propri numeri al Franchi, dove nel corso della stagione 2014-2015 ha raccolto solo 10 punti in 8 partite. A venire in soccorso dei viola c'è però il dato statistico legato alla storia di Fiorentina-Palermo. La gara, disputata per il massimo campionato 26 volte a Firenze, ha visto 18 imposizioni viola, 2 pareggi e 6 vittorie rosanero. Un bilancio che incoraggia anche considerando che l'ultima sfida in Serie A tra le due squadre vide la vittoria dei Gigliati. Era la 37esima giornata del campionato 2012-2013 e a decidere l'incontro fu Luca Toni che segnò al 41esimo l'1-0 decisivo per la formazione di Vincenzo Montella. Domenica alle 15 non solo Viola in campo ma anche i cugini dell'Empoli che andranno a Marassi per affrontare la Samp di Sinisa Mihajlovic. La formazione allenata dall'ex tecnico Viola è una delle sorprese di questa stagione, anche se nell'ultimo turno ha patito una brutta sconfitta 3-0 per mano della Lazio e, più in generale, nelle ultime 5 giornate ha raccolto solamente 6 punti, appena uno in più dell'Empoli di Sarri. L'Empoli nell'ultimo turno ha pareggiato 0-0 con il Verona e proprio nel match con gli scaligeri ha perso per squalifica uno dei pilastri della propria retroguardia, quello Renzo Tonelli, che a causa del doppio giallo rimediato contro la squadra di Mandorlini non sarà a disposizione di Sarri. In Serie A, Sampdoria e Empoli è andato in scena a Marassi 8 volte e gli azzurri sono riusciti ad imporsi in una sola occasione a fronte di 7 sconfitte. Per l'Empoli, mai battuto nelle ultime 7 giornate e reduce da 5 pareggi consecutivi, è già partita la caccia al secondo successo esterno dell'annata. Un successo che potrebbe riscrivere anche la storia dell'incontro con i Liguri. E continuiamo a parlare di calcio di Serie A, in particolar modo di calciomercato, perché oggi è stata la giornata delle visite mediche per Alessandro Diamanti, nuovo colpo della Fiorentina, giocatore che torna a vestire il viola dopo l'esperienza in C2 con la squadra che appunto sostituì la Fiorentina per un breve periodo, ovvero la Florenzia Viola. Diamanti che appunto oggi ha svolto le visite mediche, dunque molto probabilmente ancora troppo presto per vedere il giocatore in campo. Noi però vogliamo parlare di mercato e anche di contratti, perché sappiamo della situazione di Neto, una situazione che si è risolta con il portiere brasiliano che ha deciso di non firmare il rinnovo di contratto con la Fiorentina. E allora parliamo anche del contratto di Elkuma Babacar, giocatore che appunto si avvicina alla scadenza e che ovviamente la dirigenza viola vuole mantenere in rosa. Allora noi abbiamo parlato con Benedetto Ferrara di Repubblica per sapere il suo pensiero appunto sulla situazione Babacar. Ma credo che dopo quello che è successo a Neto con Babacar la Fiorentina non può sbagliare.
Certo, devi trattare con Minoraiola, che non è esattamente, come dire, l'ultimo arrivato nel giro degli agenti e dei procuratori. Però io credo che su Raiola, su Babacar la Fiorentina non ha alternative. Quindi cercherà in tutti i modi di rinnovare questo contratto, dovrà fare un sacrificio, perché è chiaro che a questo punto Babacar ha il coltello un po' dalla parte nel manico. E vediamo, insomma, Babacar è giovane, quindi credo che sia interesse anche suo quello di comunque stare e confermarsi in un posto, in una città, in una squadra che comunque ha le sue ambizioni, un pubblico che lo conosce, lo apprezza e gli vuole bene. Rimaniamo sulla Toscana sportiva, ovviamente, per parlare del Pegaso per lo Sport 2015, il massimo riconoscimento sportivo appunto assegnato dalla nostra regione, e ieri infatti sono stati annunciati i 10 finalisti per questa edizione 2015. Noi li scopriamo insieme con il prossimo servizio. 6 uomini, 3 donne e una squadra. È tra loro che sarà scelto il miglior atleta toscano dell'anno, che si aggiudicherà il premio Pegaso per lo Sport 2015, massimo riconoscimento sportivo della regione toscana. La vicepresidente della regione, Stefania Saccardi, insieme al presidente del CONI Toscana, Salvatore Sanzo, e al presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico, Massimo Porciani, ha annunciato oggi i nomi dei 10 finalisti. In corsa ci sono il pugile Angelo Ardito, il paracanoista Pier Alberto Buccoliero, il nuotatore Gabriele Detti e Chiara Masini Lucetti, la fiorettista Martina Batini, la pattinatrice Giada Cavataio, il maratoneta Daniele Meucci e il velista Ettore Botticini, il coach di basket Paolo Moretti e la squadra di volley femminile del Bisonte Firenze. Un premio dello sport che quest'anno non vuole solo premiare l'aspetto agonistico, ma anche i valori positivi dello sport. Proprio a dimostrazione del fatto che per noi lo sport non è solo un mezzo per fare grandi risultati a livello agonistico, ma è soprattutto un mezzo per aiutare tante persone a migliorare la propria condizione di vita, a stare meglio, a stare insieme, ad essere non solo grandi sportivi ma anche buoni cittadini. Io credo che con la premiazione del Pegaso d'Oro si diano sì valore a chi vince, ma si deve dare anche un segnale verso chi poi dovrà praticare lo sport per una migliore forma fisica. Il numero dei finalisti si ridurrà nei prossimi giorni a 7 elementi e successivamente a 3. Il vincitore o vincitrice verrà quindi scelto tra i 3 finalisti dal presidente della regione Enrico Rossi, il quale durante la cerimonia del 26 gennaio allo Spazio Reale a San Donnino provvederà a consegnare la statuetta che raffigura il cavallo alato, simbolo della regione. Il Pegaso d'Oro della regione toscana. E allora staremo a vedere chi vincerà questa edizione 2015 del Pegaso per lo sport. Nel servizio abbiamo potuto sentire le parole del vicepresidente della regione toscana Stefania Saccardi e del presidente del CONI Toscana Salvatore Sanzo, uno che appunto quando faceva di lavoro lo sportivo sicuramente ha ottenuto tanti tanti riconoscimenti per il suo operato nel mondo della scherma, dove peraltro è stato grande campione. Adesso però spostiamoci e andiamo a parlare di pallanuoto, perché domani torna alla piscina Bella Riva alla Rari Nantes Florenzia, una squadra determinata a svoltare in questo 2015. 10 lunghe giornate per sbloccarsi e alla fine, con un pareggio 10-10 in casa del Posillipo, la Rari Nantes Florenzia ha strappato il primo punto nella stagione 2014-2015 della pallanuoto maschile di Serie 1. Un primo punto che non cambia la situazione di classifica, la Rari rimane ultima, ma che dà fiducia e ripaga gli sforzi fatti dalla squadra di coach Bannini, che ora si prepara alla partita che domani la vedrà protagonista alla piscina Bellariva, dove arriverà la quarta forza del campionato, il Carpisa Yamamaya Acqua Chiara. Coach Bannini, contento del risultato ottenuto prima della pausa natalizia, ha dichiarato: "Abbiamo fatto una grande partita, dominando per lunghi tratti. Siamo davvero felici, ma c'è anche un po' di rammarico per le occasioni sprecate. Abbiamo avuto anche il match point a pochi secondi dalla fine." Al di là dell'amarezza per una partita che si poteva vincere, c'è dunque la convinzione che la stagione della Rari Nantes Florenzia sia appena cominciata e che la rincorsa alla salvezza non sia un'impresa impossibile. Del resto manca ancora l'ultima gara del girone di andata e tutto il girone di ritorno. Certo, la squadra di Vannini potrà concedersi pochi errori se vuole centrare l'obiettivo. Domani però cercare di vincere la gara sarà una mission impossible, anche considerando che tra le fila di Carpisa, Yamamaya e Acqua Chiara spicca il capocannoniere del campionato, il centrovasca croato Antonio Petkovic, che in questa stagione ha già messo a segno ben 28 reti e che più in generale ha segnato oltre 300 gol per la società napoletana.
In vista della partita, coach Bannini ha presentato così la sfida. Acqua chiara è meglio di Posillipo e sicuramente non sarà facile ripetere la prestazione di Napoli. Hanno una rosa ampia e di assoluto livello, ma noi siamo in un ottimo momento di forma e daremo loro del filo da torcere. I ragazzi hanno capito cosa serve per imporsi a questi livelli. Stiamo crescendo e dobbiamo continuare su questa strada. E vi ricordo che la partita tra Rarenantes Florencia e Carpisa Yamamai Acqua Chiara sarà trasmessa dalla nostra emittente già a partire da lunedì alle ore 17. Dunque settimana prossima per chi volesse rivedere la partita della Rarenantes Florencia, vi ricordo ancora una volta il 96 del digitale terrestre, l'orario classico dello sport di Teleiride, ovvero le ore 17. Parliamo anche di pallavolo, perché ci sono movimenti di mercato anche per quanto riguarda la Savino del Bene, dunque sicuramente attivo anche il mercato delle pallavoliste, non solo quello dei calciatori. Savino Del Bene che però si è mossa soprattutto in uscita, perché appunto c'è da ufficializzare che la formazione scandicese ha ceduto Giusi Astarita al Monza. Infatti leggiamo in un comunicato ufficiale della società scandicese: la Savino Del Bene volle e comunica di aver concluso il trasferimento della schiacciatrice Giusi Astarita in Serie A2 alla Saugella Monza. La società ringrazia la giocatrice per l'impegno profuso ed augura a Giusi un grande in bocca al lupo per la carriera agonistica. Dunque questa la notizia di mercato arrivata ieri per quanto riguarda la Savino Del Bene Volley Scandicci. Giusi Astarita, che aveva trovato poco spazio nella rotazione di coach Bellano, e dunque ha preferito trasferirsi in Serie A2 in una società comunque prestigiosa e che ha grande ambizione come quella di Monza. Con questa notizia si conclude il nostro appuntamento sportivo con T-Sport. Io vi ricordo che torniamo settimana prossima con il classico orario delle 18:45 lunedì, e poi ovviamente tutti i nostri appuntamenti sportivi a partire da Viola Express e A come Azzurro, che tornano appunto lunedì, e poi martedì l'appuntamento con Zona Gol. Per oggi abbiamo concluso, io vi auguro un buon weekend e ovviamente ci rivediamo sul 96 del digitale terrestre. Arrivederci.